Pomeriggio, ben ritrovati in diretta negli studi di Telepace, trascorriamo insieme queste ore del pomeriggio, come sempre con tanti ospiti e tanti argomenti. Oggi in apertura rendiamo un omaggio e un ricordo a un grande artista dell'espressione anche del nostro territorio, anche se non era proprio originario di Chiavari, Giovanni Giob che ci ha lasciato nella giornata di ieri, autore di molte opere. Ne parleremo insieme a Franco Casoni che è ospite nel nostro salotto. Benvenuto, buon pomeriggio. Benvenuti e buongiorno a tutti. E poi oggi il nostro collegamento in esterno invece sarà a Camogli, dove è stata allestita una mostra, una mostra di particolare valore sulla prima guerra mondiale. Allora vedo già pronto in postazione Maurizio Garreffa. Un saluto anche a Maurizio, buon pomeriggio. Grazie Cristina, buon pomeriggio, buon pomeriggio, a tutti. Abbiamo deciso di sfruttare la bella giornata di sole per iniziare il collegamento all'esterno del comune di Camogli, perché oggi parleremo, come dicevi, di una mostra che ci parla di prima guerra mondiale, ma con riferimento anche al territorio ligure di Camogli. Ne parliamo con Alessio Franconi che è il curatore di questa mostra. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno. Allora, in un flash, la eh, mostra che cosa ci vuole raccontare? La, la mostra fotografica ci vuole raccontare attraverso. Le fotografie, un percorso che riparte dal Carso fino alla Lombardia, quindi in alta montagna, il dolore che i soldati hanno patito durante la prima guerra mondiale. Quindi è una fotografia di montagna ma non solo, soprattutto vuole ricordare le storie degli uomini che sono passati di lì. È una mostra che resterà aperta fino a quando? Fino al 2 aprile. Adesso è appena stata prorogata e quindi c'è ancora tempo. Benissimo, fino a 2 aprile allora al primo piano del Palazzo Municipale di Camogli, tra poco entreremo così potremo anche mostrarvela. A tra poco. Grazie, grazie Maurizio, rientriamo in studio. E allora eh, con Franco occasione andiamo a conoscere meglio questo eh, grande artista del nostro territorio, Giovanni Giobbe. Giovanni Giobbe, dicevamo non era originario di Chiavari, sì. eppure Chiavari lo ha adottato un po'. Ma certamente, Giovanni nasce a Magnano, provincia di Udine, nel 1950. Ti dico queste cose perché era praticamente un leitmotiv quando costituimmo negli anni 80 un, un, questo consorzio Calafieschi, Consorzio Artigiano Ligore Artistico in un posto bellissimo che si trovava in località Pestella, in questo bel edificio ancora di famiglia dei Fieschi. E quindi questo, queste date, questo luogo di nascita ricorreva spesso. Giovanni frequenta l'Istituto d'arte bene a Chiavari e nel 1975 mise su una stamperia d'arte meravigliosa che si trova qui dietro a noi in via Filippini. E lì io l'ho cominciato a conoscere anche perché è più giovane di me. Tant'è vero che assieme negli anni Ottanta, assieme ad altri artigiani e artisti, fondammo questo consorzio, un'idea nuova, non era mai esistito, che un insieme di, di esperienze, di tradizioni, di lavori diversi eh, potessero concorrere a fare un, un soggetto nuovo, cioè un posto dove si, si creavano le opere, le si potevano vendere, ma soprattutto si potevano fare delle mostre e ricevere eh, anche i turisti e, e i clienti. Questa esperienza per Giovanni è stata importante, perché intanto nell'83 presso il Calafieschi fece questa mostra eh, assieme a Siri, eh, Seguedere Seguedere Sente, che era questa tradizione di queste superstizioni, di queste paure delle streghe, delle strie, da Brasua cioè. e quindi andavano alla ricerca. Giovanni poi è sempre stato una persona, anche se Viene descritta come un mite, non era un mite, era un duro, era un rivoluzionario, nel senso che voleva trovare nuovi elementi all'arte e quindi gli interessavano dei segni, tant'è vero Qual che... Qual era la caratteristica del suo tratto artistico, proprio che lo connotava anche come arte? E, tanto Giovanni, devo dire che dopo aver frequentato l'Istituto d'Arte, andò ad Urbino, quindi si, laure... si diplomò alla... Diciamo, al gota di, di quelle che sono le, le esperienze de, dell'incisione. Quindi lui sapeva incidere sia la pietra, quindi queste pietre litografiche, e, eh, poi addirittura incise perfino l'Ardesia. Mi ricordo che eh, qui, qui dietro, in via Filippini, per dare valore maggiore alle, a, a, al segno, eh, riusciva a a sfregare le lastre, le faceva proprio per terra, come se fossero stati dei frisbee, e addirittura facevano le scintille per terra, in modo che questi segni casuali, causati dallo sfregamento, dalla terra, da, 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 dalla pietra, nella, nella, diciamo, nella lastra, dessero dei segni freschi. E fece appunto queste tavole, che poi lo stesso Rovegno trasportò in un libro, e, e quindi fu la prima esperienza insieme, poi un'altra esperienza che diede proprio impulso al suo nuovo modo di, vi, di visionare, per quello che dico che era potente, non era timido, fu la Via Crucis, queste 14 incisioni fatte con la collaborazione di questa grandissima eh, donna fortissima che poi l'ha accompagnato fino all'ultimo, Anna Bonomo. Ripeto, fecero queste lastre che erano quasi 1,75x60, quindi fece anche un nuovo strumento per stamparle perché di solito gli incisori fanno delle piccole scatole. Era lastrine. anche una ricerca, quindi in qualche modo e, anche di E poi questa che... conclusione di questa, ehm, di questa via Crucis, che poi eh, mise in mostra assieme a Viana Conti, la curatrice, a Palazzo Rocca dall'85, finiva con questo Cristo morto che lui mi disegnò e io li scolpì proprio. Coralmente, perché l'idea di questo consorzio era di collaborare insieme a fare delle opere corali, sinfoniche, questo era il bello di questo. La coesione tra più artisti sì. e anche e, più... e poi di lì mi ricordo che scegliemmo assieme questo, questo bel ragazzo che io poi eh, in quel periodo lì mi sembrava un partigiano morto: infatti, Cristo era un partigiano e un bel ragazzo, alto quasi due metri. E poi che lui dipinse con questi colori acidi del verde e del viola, e poi venne esposto in una sala al buio con un neo che ne dis disegnava proprio la sagoma verde. Quindi un impatto emotivo fantastico. E quindi dico che Giovanni era, era potente. Vabbè. E poi fece un'altra cosa che pochi artisti hanno fatto, è stato il famoso attacco al museo. Cos'era l'attacco al museo? L'attacco al museo non era altro che ricreare. Dei dipinti e, e poi sfregiarli come se appunto il tempo, la, la, la maleducazione, eh, l'incultura arrivasse a, a distruggere quello che purtroppo stiamo facendo, cioè lui prevedeva già quello che poi la, la società attuale dimentica, e, ehm, il seguito. Diciamo. Eh, ho visto scorrere delle immagini, tra l'altro, non sono casuali, queste immagini sono. Come secondo la tradizione del Manet, degli impressionisti, uh, ci ha ritratto un pochino tutti e qui ci sono soggetti, questo è Giovanni, adesso qui Giovanni lo si vede alla mostra di Palazzo Roca che fecero nel 2014, ma ci ha ritratto in tutti, ad esempio... Ci ritrasse anche nelle vetrate di Sabbia di Canna che fece del esatto. 99. In qualche modo c'era anche una ricerca dello spirituale, del religioso, perché la Via Cruce, se abbiamo sì. detto questo. Lui, lui, lui era uno spirituale, uno spirituale in contestazione, forse con tanti movimenti. Però lui fondamentalmente era molto religioso e lo ha dimostrato con le sue opere, perché anche le ultime che ha fatto, fatto su a Monleone che ho avuto modo di vedere, che poi ehm, erano, non erano più cose corali, non erano più insiemi di persone, eh, perché nella Via Crucis c'erano personaggi, poi addirittura nelle vetrate, 35 vetrate enormi, quindi è stato un grosso lavoro, erano riprodotti poi tutti i personaggi che a modo suo erano, erano simpatici e antipatici, <ride> ad esempio... A me mi ha messo nei sopportare le gente moleste, ma sono onorato. È ah, un'opera di misericordia. No, no, di misericordia. <ride> ecco, riferimento alle vetrate, appunto, della chiesa eh. di San Pier di Canne, anche eh, molto particolari, dove vengono ritratte anche persone come Casoni. Insomma, c'è cioè, C'è sì, anche... sua figlia, c'era il Franco Ragazzi, grandissimo critico d'arte e storico dell'arte che è mancato, che ha curato per lui quella bellissima mostra alle Clarisse, dove, peraltro, poi Giovanni, per un po' di tempo, la usò come in studio facendo delle cose insieme alla famiglia De Carlo quando fecero appunto eh, un'altra bella mostra era stata l'arte redenta eh, cioè è, è stato un grosso è, è un grosso personaggio perché cosa c'è di bello che gli artisti non muoiono mai ma, anzi vivono nelle loro vivono opere, nelle no? loro opere sì. quanto è stato compreso da Chiavari dalla città ma da Chiavari insomma, non da Chiavari insomma Chiavari è molto refrattario per tutto cioè Chiavari è un pochino così l'altra sera ad esempio c'era Salvatore Accado, uno dei più grandi violinisti del mondo. Penso che al cantero ci fossero 500, 50 persone, 50, non 500, 50 persone. Non so se l'hanno snobbato oppure hanno preferito rimanere in casa e dire ma un giorno ci andrò. Giovanni era un grande artista e lo è sempre, ha fatto molte, molte cose. Le ultime opere devo dire che se era... Ecco, questa è ad esempio, ecco, lei ci ha portato appunto è, sì, che... è una bellissima illustrazione di questo bellissimo edificio questo. che noi prendiamo in affitto, eh, che dove lui fece questo studio, che sarà stato 200 passamai, metri di superficie, dove fece addirittura questa, questa stampa trice in una maniera rivoluzionaria. Perché dovete considerare che il lavoro di, di, della stamperia. Comporta anche che ogni volta ad esempio una stampa, una, una pietra litografica deve essere di nuovo livellata eh, con, uh, con delle mole, deve essere di nuovo una, una superficie perfettamente e quindi lui fece delle, ecco ad esempio questo è, altro... questo è lo studio enorme, luminoso e, e una cosa... fece delle cose importanti che pochi artisti in zona, piuttosto, come si può dire, miserimi anche come investimento. Lui investì molto, fece delle cose che, secondo me, pochi hanno fatto anche a livello nazionale. Giovanni era, era così, si voleva misurare. Ogni con, insomma, in, in, in qualche modo era sempre alla ricerca era, di qualcosa era, di nuovo che non fosse mai... Non era contento, addirittura Vescovo, che era questo curatore di una mostra che fece, uh, 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 mi sembra... A Palazzo Ducale quando fece appunto eh, eh, attacco al museo. Pensate che ricostruì delle pareti, come fece anche una stanza di Diomede, che andavano dal pavimento al soffitto. tutta l'opera finita, lui si metteva un camice bianco da, chiamiamolo, da in bianchino, oppure da quelli che eh, demoliscono le cose di, di amianto, mascherina, walkie-talker. Alla, alla, alle orecchie, con musica a, a manetta e distruggeva con dei segni provocatori tutto quello che era stato fatto. Ma dimmi, puoi tu, Do, eccolo, sì, lo vediamo adesso: dov'è che vedi delle persone così potenti? Secondo te, questa persona qui era schiva? Ma questo certo. qui era, era, no, probabilmente era una potenza. Ehm, eh. lo, lo schivo forse anche un po' il senso sì. deriva dalla sua anche poi malattia che poi progressivamente sì, sì. lo ha portato anche sì, pur... a essere un pochettino più isolato. Purtroppo rispetto. sì, purtroppo è una cosa terribile che può, può solo dare addosso a un artista come, come Beethoven è diventato sordo, Giovanni alla fine non poteva più usare i pennelli. Quindi tu, voi immaginate il dolore di un pittore che non può certo. più usare il suo, il suo mezzo. Però ci provavano sempre. Sì, pare che appunto avesse dei, così delle cose, dei supporti per poter per tenere... Riuscire, sì, Sì, perché tant'è, forse sì, sì, sì. l'ispirazione ce l'aveva. E così, devo dire... Da un punto dire, di vista umano che, che ricordo Lascia, Giovanni bu, Buonissimo, un uomo che non ha mai stato né cattivo nei confronti di, di nessuno, non è mai stato invidioso né geloso, anzi lui stesso diceva... Um, io sono un attore e le mie opere sono, sono una recita, come di, per schernirsi un pochino, però ha fatto delle cose potentissime ed era bravissimo ed era molto amato da tutti. Ed è stato anche un maestro. In qualche... È stato un maestro, in un momento non bisogna dimenticare che ha insegnato dall'Accademia di Lecce a, a Brera, quindi le più grandi, le più grandi accademie lo... lo lo hanno avuto. Sgarbi, lo ha voluto introdurre in questa mostra che fece del ritratto italiano del Novecento: mise dei ritratti di, di, di Giovanni, credo che mise appunto il ritratto di Anna e assieme ad altri. Quindi, domani saranno celebrati i funerali? Domani saranno i funerali a San Giovanni alle 10. Appunto, qui vediamo l'Anna, appunto, che l'accompagna la la compagna qui Rovegno. Sì. E tutti gli amici sicuramente e poi ehm. nel, nei prossimi mesi così ci sarà comunque un ricordo di no, io persona. mi auguro poi ehm, non devo dirlo io perché sia la prima moglie ehm, Cristina Busi che tra l'altro oltre che essere una grandissima gallerista è anche un artista credo che si conobbero su, sui banchi di Urbino perché anche lei è una bravissima inc incisora scusate il termine e credo che assieme ci sarà da fare Senz'altro una mostra revocativa, ma soprattutto un'antologica con anche le ultime opere che forse tanti chiavaresi non conoscono, che sono molto grandi, sono molto... Sono molto come si può dire, permetti, ti faccio vedere, ecco guarda, scusami. Certo. Ecco qui, prima si erano corale le persone, cioè se c'era un insieme di gruppi, come vediamo questa... Questo è Zappettini, ad esempio il pittore Zappettini, che fu una persona... Che appunto assieme a Giovanni fecero la mostra, sempre a Calafieschi, dei pittori liguri eh, 70-80. Le, le ultime opere erano queste, questi personaggi può, per un, po', un po' così. Tristi, un, dalla società attuale, questi giovani che molti giovani, molti sì. giovani sì, tra l'altro dipinti molto grossi, molto, con dei colori acidi eh, ed erano opere particolari. Devo dire che è importante fare una cosa per Giovanni, eh, non solo a Chiavari, ma anche in città dove lo hanno, è stato a Ravenna, eh, a San Polinare in classe quando portò questa eh, via Crucis. Via Crucis ha girato un po' in tutti i chiostri più importanti d'Italia, quelli che questo cercava anche il misticismo di questi posti che dessero valore aggiunto alle sue opere. Bene, noi abbiamo voluto così ricordarlo e poi vedremo se in futuro ci saranno anche da presentare delle iniziative in sua memoria, volentieri. Sì, ci saremo presenti. Bene, grazie. Grazie a te, grazie. Grazie a Franco Casoni. Ora parliamo di un altro evento, non so se seguo anche gli eventi calcistici della nostra Certamente. città di Chiavari. Siamo prossimi al derby. Domani saranno giornate intense, pare che ci siano tre cose a Chiavari. Sì, c'è il derby, c'è lo spettacolo per il villaggio il del ragazzo, gas. la giornata di accesione dei giovani E allora vedrai, ce ne fossero movimenti così a Chiavari? Speriamo che ci sia anche un, un bello spettacolo diciamo così, di Bene. pubblico Nel frattempo però per quanto riguarda l'aspetto calcistico sono stati presi anche dei provvedimenti per quanto riguarda la viabilità di Chiavari Allora questa mattina ce li siamo fatti illustrare dal comandante della Polizia Municipale di Chiavari Federico Luigi Bisso Sentiamo l'intervista per quanto riguarda la viabilità, sono stati introdotti alcuni divieti di sosta e divieti di circolazione. Che cosa esattamente? Abbiamo eh, tutto l'apparato dei divieti intorno allo stadio, che gli abitanti del quartiere conoscono bene ormai, come per qualsiasi altra partita. Poi un divieto di sosta sul lungomare, quindi diciamo da Piazza Leonardi, che è la piazza dietro la stazione, fino a via Tito Groppo, al sottopasso e sull'intero viale Casman che è il dispositivo di soste che l'autorità di pubblica sicurezza ci chiede per le partite più importanti, che richiamano tifoserie più numerose. Il casello autostradale di Cavari sarà normalmente fruibile? Il casello autostradale normalmente usato per l'afflusso e il deflusso dei tifosi è quello di Lavagna, perché è vicinissimo allo stadio, quindi il percorso è breve e in questo senso viene chiesto un aiuto anche ai colleghi di, di Lavagna. Tutto questo per dire che il casello di Chiavri resta comunque libero, accessibile e non soggetto a chiusura, così come l'Aurelia. In merito ai parcheggi, saranno disponibili comunque le colmate a mare? Le colmate sono comunque disponibili, l'interruzione del traffico sul lungomare è legata a un eventuale movimento delle tifoserie come ci verrà prescritto dall'autorità di PS, quindi è una questione al massimo di mezz'ora, poi le, le colmate restano accessibili senz'altro. Per sabato e domenica invece ci sono altre disposizioni? Sì, sabato e domenica usciamo un po' dal discorso ordine pubblico, sono manifestazioni, c'è una manifestazione in Porto, una manifestazione dei Lions, resta chiuso Corso Colombo. Questi allora alcuni provvedimenti assunti per domani per il fine settimana che è molto intenso per quanto riguarda la città di Chiavari. Ora ritorniamo a collegarci con Camoglia, entriamo nel dettaglio di questa mostra allestita appunto eh, nella città camoglina e vediamo allora con Maurizio Garreffa di andare a scoprire questa mostra sulla Prima Guerra Mondiale. Grazie Cristina, allora ci siamo spostati all'interno del municipio, siamo nella sala del Consiglio Comunale dove è allestita la mostra, si combatteva qui il titolo, sempre in diretta con Alessandro, Alessio Franconi. Partiamo da un fattore personale, diciamo, il perché è nata la passione verso questo tema e il perché hai deciso di fare anche queste, queste foto, questi scatti che sono in esposizione. Allora diciamo che la passione nasce un po' dal fatto che comunque ho fatto il militare come volontario negli Alpini ma prima ancora da un fattore di famiglia, cioè il fatto che la famiglia sia stata decimata... Nel la prima guerra mondiale e mia nonna come unico ricordo di suo padre ha sostanzialmente la medaglia d'argento e di lei attaccata al suo stivale il giorno della partenza cui non ha fatto più nessun seguito, nessun rientro. Facciamo riferimento ai primi pannelli con cui prende avvio l'esposizione. Esatto, e infatti come si possono vedere in questi due pannelli ci sono tutti e due i bisnonni, di cui uno ha lutto al braccio perché era appena caduto eh, suo, fratello, suo fratello sul carso, poi subito dopo, tre mesi dopo è caduto pure lui, è caduto l'altro bisnonno, è caduto anche suo zio e quindi questa è stata l'inizio, la spinta emotiva che poi mi ha portato ad andare a vedere questi posti e da lì cominciare, una volta visti i luoghi, capire quanto sia ancora oggi visibile il conflitto su questi posti, ad, a cercare di trasmettere quelle sensazioni che si provano quando si arriva lì tramite un percorso fotografico. Le mani che vediamo nell'immagine sono della nonna, eh, dicevi quanti esatto. anni ha? La nonna ha 103 anni adesso, quindi una specie di Highlander, <ride> e, però come unico ricordo a questo e ancora oggi lo ricorda costantemente, infatti questa mostra fotografica le fa molto piacere e stiamo cercando di portarla qua in visita. Il legame con Camoglie è forte, lo dimostra anche quest'altro pannello che si trova all'ingresso della sala, eh, dove si può vedere il gruppo delle persone di Camoglie, sì, i combattenti e i caduti. Re... I, sono i combattenti di, di Camoglie, abbiamo nel centro quelli che sono i caduti e poi a lato abbiamo invece i combattenti che hanno avuto la fortuna di tornare. Ecco, poi ovviamente all'interno di tutti questi ci sono anche i feriti e bisogna sempre vedere come un ferito tornava a casa perché poi a volte si portavano dei traumi lungo tutta la vita insomma. Molti reduci di cui mi hanno parlato a Milano gli alpini mi hanno detto che tendenzialmente si chiudevano nel silenzio ogni volta che qualcuno gli chiedeva delle informazioni sul, sul conflitto. Adesso con il nostro Cristi andiamo a visitare, iniziare insomma, il percorso di visita alla mostra dove vedremo delle immagini realizzate anche in alta quota. Che tipo di emozioni ha provato ecco, anche a fare questi scatti e questo percorso? Allora, da un lato c'è molta fatica fisica perché si tratta di camminare in condizioni climatiche o comunque percorsi molto lunghi. Ma quando poi uno arriva eh, a vedere dove hanno combattuto, come hanno combattuto, i segni lasciati, i tunnel, le trincee scavate, a questo punto viene. Un sentimento che passa dalla pelle d'oca alla commozione quando poi si vedono i cimiteri o si trovano le ossa. Intanto iniziamo dal primo pannello che rappresenta il fronte italo-austriaco e quindi il percorso che in alcune tappe anche tu hai seguito proprio sì, per questa immagine. Esattamente, questo è un pannello realizzato dagli alpini di Milano che hanno collaborato alla realizzazione dell'allestimento a Milano con la quale viene ripercorso tutto il fronte che è più o meno è lungo 100, 700 chilometri, e in diverse tappe negli ultimi tre anni l'ho ripercorso tutto quanto, quindi dalla zona del Carso sono poi passato in Slovenia per poi arrivare nella zona delle Dolomiti, dalla zona del Pasubio di Asiago e poi più in là verso la Damello, e la zona dello, dello Stelvio. Il primo scatto già ci fa capire molto, insomma, sia dei combattimenti di allora ma anche delle emozioni che dicevi di aver provato. Sentito la sacrificio, dove siamo? Ecco, qui siamo a Monte Cengio, quindi siamo nella zona del, dell'altipiano di Asiago e eh, lì gli austriaci si sono posizionati con il loro assalto in quella che era la parte superiore rispetto a quello scatto e quindi è diventato assolutamente di, di, vitali, di vitale importanza fermare gli austriaci lì. E eh, i granatieri di Sardegna sono arrivati, sono arrivati in massa su, quel, su, su quell'altipiano. E pur di non far spassare il nemico, si, si lanciavano munizioni finite contro eh, l'avversario, lo prendevano e si gettavano nel precipizio. Per questo si chiama il salto del granatiere. I granatieri di Sardegna hanno ottenuto la medaglia d'oro al valore per questa impresa. E eh, proprio a ridosso di, quelle, di quei boschi c'è una statua fatta con pezzi di bomba di un granatiere che si getta nel vuoto. Sentiero del silenzio. Il sentiero del silenzio invece è un'opera d'arte che c'è sempre sull'altipiano di Asiago a ridosso dell'Ortigara ed è una specie di introduzione eh, verso quello che è poi il campo di battaglia. E sono dieci opere d'arte eh, molto toccanti, questa è una, ma poi ci sono anche, ce n'è un'altra che si chiama Eserciti, sono elmetti italiani e austriaci che si, che si fronteggiano, al centro ci sono degli teschi. Questo per dire che la guerra poi ha come unico risultato la morte che è uguale per tutti. Ora, qui ci sono invece due immagini che rappresentano, da una parte, il fronte, cioè, quindi fa capire bene come si combatteva, ma anche i cimiteri di cui si sente parlare sia nella storia sia nelle canzoni degli alpini. Esattamente, i canti degli alpini sono un'esperienza viva e concreta che eh, si può capire quando uno si ritrova poi su questi posti. Qui abbiamo l'Ortigara, eh, la canzone Tapum dice giù nella valle: c'è un cimitero, c'è un di noi soldati, prima o poi ti verrò a trovare. Ed ecco qua: uno va a camminare su quei posti e trova tutti gli ex cimiteri militari di guerra. L'altro invece è il campo di battaglia vero e proprio, quindi la cima Ortigara, che come si può vedere è ancora modificata dai combattimenti e a ogni passo ci sono schegge di bomba. Tanto ci fa piacere parlarne e parlare di questa mostra, anche perché a Chiavari un, qualche settimana fa c'è stata una mostra degli alpini dedicata alle canzoni e quindi anche questi riferimenti insomma, ci riportano alla memoria di quella mostra ma anche al, al periodo. Ora inizia tutta una serie di eh, pannelli, anche questi molto toccanti, a cominciare da Bunker. Ecco, e il bunker lì eh, è stato un percorso che mh, ho fatto dopo aver letto un anno sull'altipiano. Queste sono proprio le zone di cui parla eh, Emilio Lusso nel suo libro. E l'idea di dover correre in, a cercare di conquistare quei bunker con davanti metri e metri di reticoli di filo spinato non si può neanche immaginare. Non si può neanche immaginare. Andando avanti, si arriva a queste gallerie. Eh. Qui all'interno che? Cosa hai trovato? Allora, al, proprio all'interno di quella galleria mi sono trovato tra le mani un pezzo di mano, perché queste erano le gallerie di mina che costruivano per, uh, per far esplodere le trincee nemiche dal, dal ventre della terra. In questo caso gli austriaci avevano costruito una galleria di contromina e l'hanno fatta esplodere eh, prima e i soldati che stavano scavando la mina sono rimasti, sono rimasti lì. Sono luoghi accessibili perché sono aperti a tutti, però occorre anche una preparazione per arrivare? Sicuramente occorre una preparazione tecnica perché queste sono tutte eh, fotografie scattate dai mille metri in su fino ai 3.000 e quindi le condizioni climatiche che uno può trovare sono condizioni comunque di alta montagna, bisogna essere preparati sia fisicamente che anche da un punto di vista informativo, bisogna informarsi bene sui percorsi. Vorrei concludere questo primo collegamento con questo pannello, che così possiamo concludere questa prima sezione. La stella alpina, questa bella immagine che hai scattato, però che racconta anche qualcosa di particolare. Però. Allora, eh, questa stella alpina ha di particolare che si trova sul Pasubio, nella zona del Pasubio eh, si sono combattuto strenuamente, in particolare la Brigata Liguria, e sotto la stella alpina c'erano dei pezzi di bomba. E da lì c'è un'altra canzone, che è su tutti i sei alpini, scritta in Friulano, che proprio racconta di questo lo spirito del soldato. Del soldato che parla alla moglie, e dice: Se tu verrai a trovare, eh, verrai su queste creste, troverai delle stelle alpine che sono state bagnate con il mio sangue, ed eccoli uno sale su montagna e trova tutto. Bene, grazie per questa testimonianza. Con Alessio Franconi ci ritroviamo tra poco per proseguire, così la visita alla mostra si combatteva qui. Lina allo studio, a te, Cristina, ci ritroviamo tra poco. Grazie, e da Camogli ci spostiamo di poco perché ci spostiamo a Santa Margherita Ligure dove oggi nel pomeriggio alle 18 in municipio si sarà presentato il restauro conservativo del portale del porticato di Villa Durazzo. Ne parliamo con Linda Peruggi che è assessore ai lavori pubblici del comune di Santa Margherita. Benvenuta buon pomeriggio. Grazie, grazie, buon pomeriggio. Spieghiamo ai nostri telespettatori innanzitutto eh, il valore artistico di questo portale e lo stato in cui si trova attualmente. Dunque, eh, lo stato del portale del pergolato di Villa Durazzo, che rappresentano una porzione della villa seicentesca di Villa Durazzo, ehm, è mh, abbastanza rilevante in quanto sono, eh, in questo, questa parte del, del complesso, chiusa da diverso tempo perché presenta delle gravi problematiche statiche e strutturali. Eh, abbiamo pertanto avviato con il, un progettista, l'ingegner Giannantoni, esperto in ingegneria dei restauri, un tipo di restauro conservativo volto al recupero di questa parte del, del complesso di Villa Durazzo. Questa parte del complesso di Villa Durazzo che è la parte diciamo, più in basso della villa, sì, quella sì, è la attualmente parte chiusa. verso il mare, diciamo, è la parte dell'accesso dalla villa, eh, dalla, da, dalla parte del lato mare verso, verso il complesso dei cappuccini. Che tipo di interventi verranno realizzati? Allora, innanzitutto eh, si prevede un intervento strutturale eh, più pesante per evitare eh, l'aggravarsi della spinta del, del terreno a monte del pergolato. Infatti a monte di questa parte di pergolato vi è tutto l'orto dei frati che ha, eh, ha delle problematiche statiche col muraglione che presenta delle problematiche di ribaltamento verso valle. Questo ribaltamento ha causato anche il disassamento di tutti gli archi del Beneficio. Di questo accesso e pertanto inizialmente si prevede un consolidamento strutturale con dei micropali eh, a monte di questo muro in modo da arrestarne eh, la, la spinta. La spinta la... Esattamente. Il e poi, esatto, più che spanciamento, proprio un ribaltamento, <ride> <Il> ribaltamento perché <ride> si ha un movimento di questo tipo. E, e poi successivamente sarà previsto restauro conservativo eh, con delle tecniche molto innovative. Appunto, dallo stesso ingegnere incaricato, l'ingegner Giannantoni, che si prefigge di mantenere il, sia il muro sia gli archi eh, nella situazione attuale, quindi senza prevedere nessun tipo di sostituzione. Se mantenendo la, la materia attuale e eh, quindi ripristinare questi archi eh, però nella loro consistenza originaria senza inserire alcun elemento eh, estraneo. Mm, addirittura negli archi crollati che sono tre, eh, il progetto prevede di non sostituirli con altri archi, bensì con un, eh, una struttura leggerissima eh, di, mh, di acciaio sulla quale verrà hanno fatti correre dei rampicanti perché ovviamente questo originariamente era un versò e pertanto originariamente venivano fatti correre rampicanti addirittura nel muro. È eh, anche più suggestivo questo. Eh sì, sì, sì. Questo infatti, pergolato è molto lungo, tra l'altro, il percorso. Eh, abbastanza eh, lungo. Sì, sì, insomma, è, è, un bel, è un bel percorso che dovrebbe essere riportato a, al suo antico splendore e anche con un ripristino poi del dell'antico accesso del portale che anch'esso vede una, eh, un restauro di tipo assolutamente. Conservativo il ripristino di eh, anche le, le, la conformazione originaria con la statua che lo sormontava, eh, del quale appunto i restauratori prevedono sia fatta una copia. Proprio hanno fatto ovviamente inizialmente un'analisi di tipo storico di come erano i luoghi e poi successivamente hanno previsto questo, questo ripristino. Mm, il progetto, appunto, come già accennava, verrà presentato eh, oggi alle presso la sala consigliare del comune della, alla quale sarà presente lo stesso ingegnere Giannantoni con collabor il col collaboratore di cui si è avvalso per questo progetto, e il, il professor della Negra dell'Università dell di, di Ferrara. E che presenteranno alla cittadinanza questo progetto. Eh, il costo, eh, dal, punto, ecco. dal punto di vista economico, quale sarà il costo di questo intervento? Eh, il costo è stato preventivato da quadro economico tutto compreso di 2 milioni di euro circa, un po' meno di 2 milioni di euro e, e ovviamente è un costo ingente. L'amministrazione comunale ha stanziato già 800 mila euro per questo eh, ripristino, quantomeno per il primo ripristino eh, strutturale eh, volto a non far peggiorare la situazione eh, in essere, perché questo è anche un, un tema fondamentale. È già, il Perulato si trova in uno stato già di grave compromissione strutturale e è, è molto importante... Far sì che non peggiori perché, se no, rischierebbe di essere molto complicato il suo ripristino. Quindi, l'amministrazione comunale ha stanziato 800.000 euro e ci stiamo attivando, anzi, ci siamo attivati per avere, riuscire a trovare dei contributi eh, per i restanti eh, 200.000 eh, euro. Per esempio, eh, per, eh, per quando prevedete possono iniziare gli interventi? Noi abbia, abbiamo eh, inserito questo intervento nel programma triennale delle opere pubbliche per il eh, 2018 perché ovviamente ora noi siamo in fase di progettazione definitiva, la progettazione definitiva è stata già approvata in giunta nel mese di gennaio e eh, seguirà l'invio alla sovrintendenza e per cui insomma il progetto pronto si avrà nel giro di un po' di mesi, fatte salve, integrazioni e problematiche. E poi, appunto, sta tutto nel reperimento del contributo, <ride> perché giustamente nel momento in cui potessimo averle lo potremmo anche anticipare. Ecco. Perché è importante illustrarlo in pubblico e far partecipare la cittadinanza a questo progetto? Beh, eh, è molto importante eh, ed è una prassi che abbiamo già inaugurato con il progetto di Viale Rainusso nel mese di dicembre e adesso proseguiremo poi con altri appuntamenti sui progetti principali che coinvolgono il comune. Eh, questo perché ovviamente trattandosi di risorse pubbliche e di eh, patrimonio pubblico è molto importante che la cittadinanza venga a conoscenza in modo anche dettagliato di cosa, tra virgolette, bolla in pentola, cioè di cosa, eh, delle scelte che sono state previste e delle, anche proprio delle progettazioni stesse che sono state proposte per, eh, per il patrimonio della collettività. Questa sera lo illustrate, dicevo 2018 la previsione di realizzazione. Qual è il valore che dà a questa villa splendida che si e trova a Santa villa Margherita? Durazzo? È diciamo è un po' il fulcro eh, di Santa Margherita, è conosciuta, diciamo che eh, sia il Giardino all'italiana sia eh, la Villa Durazzo, Villa San Giacomo, eh, rappresentano un patrimonio ovviamente inestimabile per Santa Margherita. Naturalmente. È è, stato, è complesso perché presenta determinate sfide dal punto di vista eh, proprio del... De, de cercare di ripristinare molte aree di questa villa che ad oggi magari non sono accessibili perché purtroppo eh, il degrado ha preso sopravvento negli anni passati e quindi eh, oltre a questo progetto che è in fase di, defini di progetto definitivo abbiamo anche affidato eh, già allo stesso ingegnere che ha già fatto pervenire uno studio di fattibilità il progetto per il recupero di tutta la copertura di Villa Durazzo che è una copertura mh, realizzata con delle tecniche molto particolari ingegneristiche che anche queste meritano poi uno, uno studio approfondito e anche una trattazione approfondita e anche uno studio di fattibilità per il recupero di tutto il parco. È un importante recupero sia storico artistico ma anche da un punto di vista turistico per la città. Tra l'altro l'incontro di questa sera si colloca proprio a ridosso di un altro incontro che sì. ci sarà martedì 22, alle 21.00 sì. proprio sul tema del turismo, della promozione Certamente, turistica. turismo. L'importanza appunto di Villa Durazzo è sia dal punto di vista del patrimonio storico e culturale ma... Ovviamente, anche dal patrimonio turistico di, di Santa Margherita, perché Villa Durazzo è un richiamo ed è un bellissimo, eh, una bellissima villa che i turisti vengono a visitare molto volentieri, che può fornire eh, tante. Tante risorse in più anche al territorio di Santa Margherita sotto questo aspetto. E, e quindi sì, diciamo che anche sotto questo punto di vista, anche dal punto di vista dei matrimoni, <ride> diciamo che Villa Durazzo è, è un, un richiamo molto forte anche con, presso gli stranieri perché sono venuti a sposarsi molti, molti stranieri, anche illustri, insomma, quindi anche il richiamo turistico di Villa Durazzo ha la sua importanza. Bene, allora per quanti desiderassero approfondire ulteriormente questa conoscenza, ricordiamo l'appuntamento oggi pomeriggio alle 18 eh, in municipio e poi martedì alle 21 invece l'incontro dove sarà presente anche l'assessore regionale Berlino. Berlino sì, 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 sì. Quindi. ci vediamo, vi aspettiamo sia stasera che, che alla sera del 22. Bene, grazie, grazie a Linda Peruggi. Ora eh, andiamo invece a vedere un servizio che fa riferimento alla manifestazione di Scovolo d'Oro organizzata dal Centro Sportivo Italiano che sarà l'argomento che poi affronteremo in studio. per l'impegno a favore del centro sportivo italiano e della sua proposta sportivo-educativa. Con queste motivazioni è stato consegnato a Gian Andrea Fico, pallavolista con oltre 40 anni di esperienza nel CSI Ligure, il Discobolo d'oro al merito. La medaglia e la pergamena sono stati consegnati allo sportivo al termine di una accesa sfida a colpi di buggere schiacciate sul parquet della palestra di Via Dante a Lavagna, tra una rappresentativa di vecchie glorie del Tiguglio e l'attuale squadra nella quale Fico sta disputando ancora il campionato una giornata di sport ma più che altro è l'aver messo insieme eh, tante persone che giocavano assieme 40 anni fa nel glorioso CSI Volley Chiavari che è arrivato anche a giocarsi la Serie B1, eh, la casa Marchesani era strappiena di pubblico e le, le partite erano veramente belle, un momento di sport e soprattutto comunque un momento per loro eh, di, di, di rivivere così un'emozione che hanno provato tanti anni fa. Quando è stata la tua prima tessera? Nunca, io sono tesserato per il CSI Chiavari dal 1974, quella che ho trovato. Poi, probabilmente, i giochi della gioventù dell'anno prima. Oggi ti hanno festeggiato? Oggi mi hanno festeggiato per il discobolo d'oro. Sono molto orgoglioso e, e, perché continuo l'attività come posso e, e, e speriamo di continuare. Almeno uno o due anni vorrei ancora continuare. Stai sempre giocando? Sì, ho sempre giocato, adesso ovviamente. Eh, gioco un po' meno per quello che mi permette il fisico, Io anche stasera mi sono schierato subito <ride> e vediamo di tirare avanti. Come com sta il CSI qua a Chiavari? Direi che sta molto bene, eh, c'è un torneo che il, il vecchio Testa Rossa che va avanti da, da credo 20 anni ormai per la pallavolo. Vanno bene i tornei di calcio e vanno bene tutte le altre attività sportive. Per te un incentivo a continuare? Insomma, a lasciare testimone. Per il prossimo Discobullo d'Ora qualche giovane di adesso? Eh, spero di sì, ce ne sono tanti e, e speriamo che qualcuno lo, lo prenda dopo di me, anzi senz'altro. E allora riprendiamo questo tema con Cristiano Simonetti che abbiamo già intravisto nell'intervista realizzata da Roberto Costa proprio in occasione di questa iniziativa. Intanto, buon pomeriggio, buon ben, ben arrivato. Pomeriggio, grazie. Ecco, come nasce questa, questa idea del discobolo del CSI? Sì, il discobolo d'oro, diciamo, è il maggior premio che il CSI dai suoi tesserati dopo una lunga attività nel CSI e una lunga militanza che può essere anche a livello di quadri dirigenziali, non solo sportivi, ma poi solitamente quando uno inizia a giocare poi eh, diciamo che eh, diventa magari o arbitro oppure dirigente, che noi abbiamo iniziato giocando, si va tutta, no? tutta la trafila, allenatore, mm. e quindi va bene nel senso eh, per l'impegno sportivo che uno mette eh, nel CSI. Quindi... Le, non solo come giocatore in questo caso Fico co continua a giocare ha detto che gioca ancora uno o due anni noi abbiamo detto facciamo la festa così <ride> non gioca più invece lui <ride> ha detto che continua e ci fa piacere è bello continuare a fare sport sì 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 assolutamente poi loro eh, diciamo che l'impegno è un uh, gruppo di amici quindi praticamente uh, l'impegno è bello perché è un, uh, un modo di passare le serate di, di rimanere in compagnia e, e di fare comunque del, del sano sport Abbiamo visto questa manifestazione, sentivamo tra le domande come va il CSI a Chiavari. Beh, Cristiano Simonetti è ormai presidente regionale, però insomma eh, da Chiavari è iniziata un po' la tua esperienza nel CSI. Come va il CSI a Chiavari? Sì, io ho il doppio ruolo praticamente di, consigliere, eh, scusa, di presidente eh, di Chiavari e di presidente della regione Liguria. e Il CSI va, va bene, ha un sacco di attività e comunque sempre a livello di volontariato, quindi ringrazio tutta la squadra perché un presidente senza una buona squadra non, non riesce a far niente invece noi abbiamo tantissime persone che si prestano, che portano via del tempo anche alla famiglia e quindi molte volte le manifestazioni che si susseguono eh, nel weekend, durante la settimana appunto il torneo di pallavolo, il torneo di calcio è recentemente iniziato un torneo che magari poi possiamo parlare per, per i ragazzi della Junior Team Cup. E abbiamo fatto con la, la, la ginnastica Riboli a Lavagna eh, una tappa regionale della ginnastica. Abbiamo un circuito di nuoto, cioè, eh, il CSI abbraccia tutte le discipline sportive quindi eh, non concentrandoci solo su una disciplina l'impegno diventa, diventa veramente, veramente grosso. Sabato scorso eh, c'è stato uno stage di arbitri regionale qua a Chiavari e due settimane fa sono stato a Coverciano per un incontro sportivo, quindi comunque anche al di fuori. Oltre agli impegni diciamo, eh, chiavaresi, comunque lo stage o l'andare a Coverciano sono impegni eh, regionali che vanno rispettati. La pallavolo diciamo così è un po' lo sport che vi contraddistingue, però insomma c'è una varietà di società affiliate e anche di discipline sportive. Sì, diciamo che è lo sport che ci ha contraddistinto all'inizio, perché poi in realtà adesso abbiamo 7-8 società di arti marziali, quindi tantissime palestre affiliate, delle parrocchie appunto per i tornei comunque che si fanno con le collaborazioni con la Diocesi, come Sport Note in Movimento del 2 giugno, che verrà poi replicato. E quindi diciamo che l'inizio è stato la pallavolo perché noi siamo quasi tutti nati dalla pallavolo. Fico parlava del torneo Testa Rossa che è nato 18 anni fa, nel 1997, che è un torneo benefico, eh, sociale ricreativo che comunque permette al comitato di sostenere varie attività perché, comunque, all'interno del comitato abbiamo tantissime eh, società e. Eh, diciamo, comunque benefiche ehm, che aiutiamo certo. in vari modi, ma aiutiamo. E tra l'altro questa occasione è stato motivo anche di una reunion, ormai diciamo questo termine è abbastanza diffuso però un modo per ritrovarsi con dei giocatori che hanno militato nel glorioso CSI stiamo vedendo delle fotografie proprio in queste immagini eh, chi sono questi cioè protagonisti un, del CSI del passato? Un, un uomo di sport come Andrea Fico eh, che comunque ha militato per 40 anni in eh, società del territorio e ha giocato. L'idea eh, migliore ci sembrava di festeggiarlo in palestra, che è il suo habitat ah, certo. eh, naturale nel senso per uno che gioca 40 anni. E allora eh, abbiamo cercato di mettere insieme e di chiamare. Eh, diciamo eh, quelli che hanno giocato nel, in questa carriera con lui partendo dal vecchio e glorioso CSI Chiavari perché eh, giustamente il CSI Chiavari è arrivato addirittura in Serie B e la casa Marchesani era strapiena di gente e sono, sono memorabili poi in un secondo periodo successivo, i derby tra CSI Chiavari e Stella Azzurra Lavagna. Vediamo una forma fisica leggermente appesantita, ma questo non impedisce comunque <ride> di essere l competitivi? L'entusiasmo e l'emozione. Eh, il loro entusiasmo quando abbiamo lanciato la cosa, diciamo, l'idea della manifestazione, eh, una parte di persone veramente entusiasta di questa, di questa reunion e la loro emozione, i loro occhi quando praticamente c'è stata la premiazione o comunque cioè, si sono, secondo me, identificati in lui, ecco, un po' così. Certo. Questo. Allora, dalle vecchie glorie veniamo ai giovanissimi. Che cosa avete in eh, progetto? Sì, è appena partito sabato scorso la, la Junior Team Cup, che è il, praticamente il campionato di calcio per, per i ragazzi, che fa il Centro Sportivo Italiano in collaborazione con la Serie A e la Team dove praticamente la squadra che è vincente dei gironi, noi abbiamo due gironi qua nel Levante, andranno a fare le finali a San Desiderio, a Genova, e la vincente andrà allo Stadio Olimpico a Roma a giocare prima della finale eh, della Coppa Italia diciamo, di Serie A Team. E, mm, noi l'abbiamo sempre impostato a livello amatoriale e parrocchiale dell'oratorio, perché giustamente l'oratorio è una conseguenza del, del CSI, vanno d'accordo, eh, e il nostro sport è inteso in questo modo: eh, verranno premiati tutti i ragazzi. Alle parrocchie partecipanti, alle squadre partecipanti, è stato regalato un kit come ogni anno: con dentro 10 palloni, dei cappellini, dei cinesini, eh, delle pettorine. Quindi aiutiamo anche le società che comunque hanno dei costi, eh, diciamo, in, in maniera con del materiale. Ecco, parlavamo prima del lavoro di tanti volontari anche all'interno del CSI, sportivi sì, ma anche il volontariato è un aspetto importante di questa istituzione. È un aspetto importante perché comunque noi siamo un ente di promozione sportiva cattolica e basato sul volontariato come penso... Ben sapete anche voi, e eh, non è facile oltretutto trovarlo, perché tutte le, le associazioni appunto fanno fatica. No? Si parla tanto a volte in, in alcuni convegni che il volontariato diventa sempre più difficile. Invece, certo. fortunatamente dove c'è, eh, vuol dire che comunque le associazioni riescono ad andare avanti, perché non, eh, ci sono dei budget che no, non ci sarebbe possibilità di, 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 di organizzare, di organizzare o, oppure se non ci fosse il volontariato. Cioè non, eh, sono talmente piccoli che certo. è impossibile. Bene, allora grazie, grazie a Cristiano Simonetti e anche complimenti per questa organizzazione, è sempre bello anche rivedere alcune immagini storiche, no? no? Giustamente, sì sì, poi da cosa nasce cosa, ora eh, qui erano praticamente un po' tutti mischiati insieme, una reunion tra Stella Azzurra e CSI, ora hanno già lanciato l'idea di fare un derby tra Stella Azzurra e CSI. Perfetto. <ride> grazie. Allora attendiamo, noi siamo qua adesso in fibrillazione per il derby di calcio che ci sarà domani sera. Però insomma i derby sono sempre, sono sempre sentiti, sentiti. <ride> Partite particolarmente sentite. Grazie, grazie Cristiano Simonetti, ritorniamo ora a Camogli e proseguiamo la nostra visita all'interno della mostra che sta visitando oggi Maurizio Garre. Fate la linea. Grazie Cristina. Allora, sì, vediamo un secondo spezzone di questa esposizione. Intanto, però, vorrei partire con una domanda. In questa tua ricerca sul, su questo combattimento, non ti sei concentrato soltanto sulla parte italiana, diciamo così? No, esattamente, è il fronte italiano, però, con un particolare riguardo all'aspetto multietnico del conflitto perché quando uno poi sale su quelle creste trova comunque le postazioni degli austriaci, degli sloveni, c'erano i croati, c'erano gli ungheresi, eh, gli italiani, gli inglesi anche, quindi insomma eh, vuole essere un tributo a tutti i combattenti indipendentemente dalla bandiera sotto la quale stavano combattendo e per capire anche quelle che sono le, con le conseguenze dei, dei conflitti, cioè quando uno arriva lì a un certo punto si trova davanti alle ossa, non sa so se fossero italiane, slovene e a questo punto ogni altro discorso dietro perde, perde di significato davanti a questo, questa tristezza umana. Ci ecco. eravamo lasciati con le ossa e con questo percorso che stavamo facendo, lo riprendiamo di fatto con altri scatti, altri ritrovamenti che di fatto tu hai fatto? Ecco esattamente, quando si va in montagna, non sono frequentissime ma ci sono, si trovano ancora le ossa e quando uno si trova davanti alle ossa a questo punto... Comprende appunto il significato del, di un conflitto e le parole vanno via e si, si, si rimane in silenzio. C'è poco, poco da dire. Ora vediamo tre eh, immagini che dicono in questo caso qualcosa e danno anche l'idea di quello che ci raccontavi. Esattamente, abbiamo un centro raccolta resti mortali caduti che è un box dove il viandante che trovi delle ossa in, gi in giro per i campi di battaglia può recuperarle e può portarle lì, normalmente comunque usanza portarle vicino ai cesti di filo spinato dove ci sono le croci In che zona siamo? Qua siamo nella zona del Pasubio, quindi più o meno zona di Rovereto poi abbiamo altre due immagini. Qui abbiamo invece il Di Qui Non si Passa che è un tributo alla Brigata Liguria che, pur di non far passare il nemico, subì delle perdite ingenti. E infatti, poco più a valle, troviamo quello che è il cimitero con un italiano caduto per la patria perché, in questo caso, siamo davanti agli ignoti. Perché, quando dobbiamo immaginare ai combattimenti, dobbiamo poi immaginare ai cadaveri che comunque rimanevano in condizioni disastrose, quindi spesso perdevano i segni di riconoscimento e questa è anche una delle ragioni per cui c'è ci cioè un numero così alto di soldati ignoti negli Ossari, non è l'unica ragione in realtà. Ok, adesso con Cristi andiamo ancora avanti in un'altra parte sempre di questa esposizione. Qui vediamo dei camminamenti particolari, anche insomma delle passerelle particolari. Sì, ecco qua siamo, ecco come dicevo ci sono tracce di combattimenti ovunque, alcune tracce possono essere anche nei proiettili che si trovano ancora così come sono stati sparati cent'anni fa, oppure eh, come vediamo in questi paesaggi che sono decisamente brulli, ci troviamo appunto tra i 2500 metri e i 3000 metri. Queste sono delle passerelle che si trovano nella zona del, dell'Adamello e sono state costruite all'epoca, oggi sono state, ristrutturate, sono state ristrutturate qualche anno fa, ma cent'anni fa le utilizzavano per passare da una parte all'altra della montagna e lì era comunque una zona di prima linea. Bene, ok, allora con queste immagini e soprattutto con questa passerella al gendarme che tra l'altro riprende anche la, la locandina e l'immagine... Eh, dell'esposizione dell che diciamo resterà aperta sino al 2 aprile restituiamo la linea allo studio perché poi dopo vedremo alcuni degli aspetti che raccontavi prima eh. Quindi così potremo continuare l'autospezione della mostra. Allora arriva por lo studio a te Cristina. Grazie, grazie Maurizio. Rientriamo in studio e parliamo ora di un'importante inaugurazione sabato eh, alle 11 nella sala baldassare del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Sarà ripristinato, rinaugurato il servizio di guardaroba cittadino dei poveri. Aveva subito un eh, pesante danneggiamento con l'alluvione del 2014. Nel frattempo è stato ampliato. Sentiamo allora l'intervista realizzata con Don Enrico Baccigaluppi parroco di San Giovanni Battista a Chiavari il guardaroba delle parrocchie cittadine chiavarese poi ne riparliamo in studio il nuovo guardaroba per i poveri delle parrocchie di Chiavari sarà inaugurato sabato mattina. I locali sono sempre quelli sotto il santuario di Sant'Antonio in via San Francesco, ma dopo l'alluvione del novembre 2014 sono stati ristrutturati, ampliati e messi in sicurezza con l'introduzione di un'alzata a livello del pavimento che consentirà di proteggerli in futuro. Nel 2001, proprio anche lì a seguito dell'anno santo del 2000, le varie parrocchie hanno deciso di chiudere i guardaroba parrocchiali che erano molto piccoli e fa tutto confluire in un unico guardaroba cittadino con tutti i volontari delle parrocchie. E ad oggi questo servizio è andato avanti, si è ampliato, oltre sono oltre 30 volontari che vi operano, di tutte le parrocchie, in vari turni ed è un modo molto bello di collaborazione cittadina delle varie parrocchie. Il guardaroba raccoglie indumenti per uomo, donna e bambino. Oggi c'è necessità anche di biancheria intima, evidentemente nuova. Mentre per i capi usati occorre fare appello al buon senso di tutti i donatori, che sono tanti e generosi. Ci siamo accorti che quasi l'80%, tra il 70 e l'80% del materiale, arriva sporco o rotto, per cui non più utilizzabile. Quindi è anche un appello un po' a chi porta giustamente indumenti che siano in buon stato, ordinati e davvero da poter usufruire. Nel 2015 il guardaroba cittadino di Chiavari ha aiutato 1.094 famiglie distribuendo circa 15.000 capi. Il numero delle persone assistite in questi 15 anni è cresciuto, mentre è rimasto uguale il rapporto fra italiani e stranieri che è di 1 a 3. Lo straniero non soltanto chiede per sé, ma chiede per la famiglia e anche per la casa. Il che vuol dire che c'è un processo, un po' di autonomia che lo straniero percorre nella nostra zona, per cui una volta che trova lavoro e trova casa... La sua necessità modifica ma anche a un certo punto lascia di servirsi al guardaroba perché ha trovato una sua autosufficienza. Gli orari del guardaroba. I cittadini italiani possono recarsi nei locali di via San Francesco il lunedì dalle 16 alle 18, gli stranieri il giovedì dalle 9.30 alle 12. Chi desidera portare il materiale può farlo il giovedì dalle 15 alle 16. Bene, rientriamo in studio e parliamo con una delle volontari che collabora a questa iniziativa cittadina, che è Monica Rizzi. Benvenuta, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Allora, intanto è, è un bel traguardo questo, no? Dopo l'alluvione del 2014 sì. la struttura era stata danneggiata, sì. ora addirittura si è ampliata. Esatto, sì. È stato un lavoro lungo inizialmente perché comunque l'acqua ha superato il metro, siamo sotto la chiesa e quindi, così come nelle nostre case che ha avuto danni durante l'alluvione, però... Siamo, abbiamo ricominciato e abbiamo messo a posto e sistemato, è rifatto l'impianto elettrico e quindi poi la, la distribuzione dopo un mese dall'alluvione è ripartita, quindi a dicembre siamo ripartiti e quindi poi in questo anno abbiamo... Eh, abbiamo distribuito la roba, raccolto, sistemato e poi. Sistemato, si è riorganizzato anche gli esatto, spazi Esatto, perché poi si è venuto fuori la possibilità di, di questo ampliamento e quindi eh, sono stati fatti i lavori di muratura, si è alzato il pavimento e in questo modo abbiamo potuto poi eh, stoccare come magazzino il cambio stagionale nell'altra parte e quindi riuscire a, a tenere la roba un po' più sollevata da questa parte e quindi rendere più facile e agevole la distribuzione trovare la roba, sistemare e quindi questo è una cosa importante, importante certo. ecco, il, il guardaroba dicevamo il guardaroba cittadino di tutte le parrocchie eh, di Chiavari eh, questo servizio è rivolto a tante persone però del territorio dell'intera Diocesi esatto, perché da noi vengono persone che abitano a Chiavari ma non solo perché persone anche che vengono dall'entroterra dalle vallate eh, o anche da Sestri per esempio, da anche altre città della Riviera che magari hanno Bisogno di indumenti che magari non riescano a trovarli nei posti dove abitano e loro vengono indirizzati da noi. Perché il servizio noi non siamo non è che operiamo da soli, ma siamo in una rete e perché c'è anche tutta la collaborazione della Caritas, dei centri di ascolto, delle parrocchie, delle, delle varie realtà dell'Odio, un Banco Alimentare che ci mandano le persone. Quindi quando vengono da noi devono avere un foglio come di accompagnamento, poi noi compiliamo loro una scheda che poi diventa come uno storico che di mese in mese viene aggiornata con gli indumenti presi e che poi ci permette di fare anche poi questa indagine statistica che quindi ti dà anche un po' l'idea cioè, del lavoro fatto, delle persone che sono venute. Dell'importanza dell esatto. di questo servizio. Allora, eh, dicevamo sabato ci sarà l'inaugurazione, esatto. nel corso della quale fornirete proprio anche dei dati. Esatto, statistici. durante, sì, durante l'inaugurazione verranno proiettate queste statistiche che sono state fatte, raccolte nel corso dell'anno e come già diceva il servizio prima, sono numeri importanti perché sono quasi 100 italiani fisicamente che sono venuti da noi almeno una volta e quasi 260 stranieri che possono venire una volta, ma anche 11 volte in un anno e che quindi poi eh, però sono portatori, diciamo, cioè sono portavoce di una, nuclei familiari numerosi, comunque, perché gli stranieri Uh, sono famiglie molto numerose e allargate, non soltanto con i figli ma anche magari poi con i nonni, e vivono tutti in casa insieme, oppure i nipoti, e quindi queste famiglie hanno poi bisogno di, di cose per loro, per la casa, sì. per poi i bambini che crescono. Quindi, uh, come? Sono esigenze che sono crescenti anche sul nostro territorio. Dall'altro lato, l'importanza è anche ehm, far conoscere questo servizio anche a quanti avessero degli indumenti da donare. Esatto, e questo, il, questo centro purtroppo non so se è molto volte molto conosciuto, infatti, questa occasione può essere un modo per... Uh, farlo conoscere, far sapere che è una realtà che comunque vive della provvidenza e della, e della generosità delle persone. Esatto, e quindi questa cosa, sapere che uno ha delle cose, come diceva Don Enrico prima, in buono stato, che metterebbe, ma che non può, mette più e che quindi può donare. Possono essere utili per altre persone. Esatto, quindi anche le cose dei bambini, ma anche le cose appunto per la casa, che magari appunto possono avere nuova vita e invece che a volte stare in fondo ai cassetti e nessuno le usa e avere nuova vita e quindi l'importante però è che sia roba in ordine. Questa cosa è difficile poi da, sembra così <ride> ovvia ma non la è perché purtroppo arrivano tante cose che poi noi dobbiamo buttare. Perché a volte magari via. uno se ne vuole disfare, ma non Esatto, cioè tante, facciamo un sacco di mettiamo poi nell'indifferenziato e buttiamo via come facciamo a casa nostra, però è un lavoro comunque di scelta, di cerinta che Sarebbe bello non dover fare. ecco. Ah, certo. E quindi. Ecco, eh, abiti, indumenti indistintamente uomo, donna, bambino. Quindi... Esatto, uomo, donna, bambino, esatto. E poi anche indumenti, eh, cose per la casa che possono essere i tappeti, le coperte, lenzuola, tovaglie. ehm o anche i giocattoli per i bambini, anche quelli che è in buono stato, in, buono in stato, ordine, certo. senza che manchi i pezzi. Ecco, so che sembra... eh certo, dobbiamo, come se facessimo un regalo al nostro bambino. no? Esatto, eh, esatto. Sì, è ancora in buono stato, è ancora utilizzabile. Eh, quanti siete come volontari che collaborate? Allora, siamo una ventina di volontari, che comunque sono organizzati su quattro giorni, perché c'è la distribuzione, come si diceva, il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18, poi il venerdì mattina il locale rimane chiuso ma ci sono delle signore che si occupano di riordinare e sistemare e poi c'è il lunedì pomeriggio la distribuzione agli italiani e il giovedì mattina la distribuzione agli stranieri. E quindi siamo. Ecco, dobbiamo rettificare un orario che era esatto, stato dato nel servizio. Esatto, che quindi giovedì pomeriggio per il ritiro degli indumenti dalle 16 alle 18. Dalle 16 sì. alle 18. Ed è bello anche che comunque chi porta la roba porti il sacco, cioè porti il sacco, quello che alle persone, in modo che si possa. Come dire, no? che a volte purtroppo troviamo, eh, c'è un cancello per accedere al guardaroba, troviamo i sacchi lasciati lì. Eh beh e, certo, e questo contribuisce anche a... Eh, poi rimane tutta una cosa che poi magari si bagnano oppure poi non sappiamo. E quindi è una cosa, cioè, il... poi ovviamente se uno non può negli orari del giovedì pomeriggio, in via eccezionale può portarli anche al lunedì pomeriggio, al giovedì mattina, mentre c'è la distribuzione, sì, noi accogliamo tutti, cioè se uno porta il sacchetto lo prendiamo lo stesso cioè. perché... Eh, insomma uno magari ha fatto la strada e va bene così perché cerchiamo comunque di venire incontro alle persone sì. e che Vogliono comunque darci una mano. Tornare, sì, ma insomma, un in buono stato. Ecco, esatto. l'importante è questa, anche le scarpe. Vediamo, insomma, avete anche diviso per taglie, per misure? È per... diviso tutto, perché poi, essendo tante persone, poi le persone che vengono e chiedono, hanno bisogno di, dobbiamo, cioè, ci chiedono la taglia, una cosa particolare, o comunque anche una maglietta, di, tutte le cose dei bambini sono divise per età, maschio e femmina sono separati, perché altrimenti. Certo. Poi non, non si trova niente, per... così come a casa. È come entrare in un negozio e uno chiede esatto, la cosa. Esatto, ecco, purtroppo non siamo un negozio, quindi diamo quello che c'è. E a volte anche le persone che vengono vorrebbero delle cose, poter scegliere il colore. Cioè, purtroppo diamo quello che c'è, volentieri, mm -hmm. quello che si può, cercando di... Distribuire la roba il più possibile, certo. nel senso che non è che riempiamo di cose una persona e quella dopo non può prendere niente, però ecco, questa cosa cerchiamo di, mantenendo una certa equità, di distribuire tutto quello che si può. Alcune cose, se possiamo, le compriamo perché ci sono delle richieste tipo di asciugamani, lenzuola piuttosto che i jeans da uomo di cui non, non, non arrivano tante cose. Allora. Ci sono state anche fatte le raccolte anche durante mm. l'avvento, così che quindi con un aiuto economico, anche grazie alla Caritas, riusciamo a comprare delle cose che poi possiamo distribuire. Bene, allora ricordiamo sabato alle 11 sì. l'inaugurazione sarà presente anche il nostro vescovo. e esatto, sì, Sarà sì, anche sì, un'occasione sì. per conoscere proprio il servizio che questo guardaroba esatto, svolge. Esatto, benissimo. E, grazie, 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 grazie a Monica Rizzi che ci ha aiutato a meglio comprendere l'attività che si svolge attraverso il guardaroba cittadino. Ora restituiamo nuovamente la linea Maurizio Garreffa Facca Mogli e andiamo a conoscere un altro aspetto della mostra. Sì, grazie Cristina. Ancora in diretta dal comune con Alessio Franconi. Vediamo un'altra parte di questa esposizione. Stavamo parlando prima dell'importanza non solo di raccontare eh, questa esperienza dalla, dal punto di vista degli italiani, ma anche appunto, dal punto di vista degli stranieri. Quindi, in questo caso, con questi pannelli, dove ci troviamo? Qua ci troviamo infatti in Slovenia. Siamo nella zona di Caporetto, eh, qui in particolare a Monte Polog, dove c'è questa chiesetta che è il memoriale di Evorcia. Che è veramente molto bello, coloratissimo, anche se qua in bianco e nero, dove, dove ci sono i nomi di 2800 caduti austro-ungarici che sono segnati a fuoco su delle tavole di legno che, furono, che sono state um, realizzate con quelle che erano il legno delle scatole portamunizioni. Di fianco invece. Cominciamo invece così a rivedere sempre un percorso, anche un percorso difficile forse. Sì, qui siamo in una zona abbastanza bassa in realtà, nella zona di Caporetto e qui siamo proprio sulle trincee di prima linea e come possiamo vedere nonostante fosse marzo, quasi aprile quando ho scattato la fotografia, era ancora innevato e faceva un freddo consistente, ecco diciamo così. Qua siamo nella zona tra l'altro dell'Isonzo che era una buona parte della linea di confine e ho voluto dare queste acque in movimento appunto per eh, ricordare un fiume che più volte è diventato rosso nel, durante, durante il conflitto. Okay a quei movimenti, a quei particolari che insomma, nella storia abbiamo sentito parlare. E qui invece è sempre un, così, uno scatto, anche questo particolare, filo spinato. Insomma. Sì, ecco, qui abbiamo proprio il, il, il simbolo della divisione, il filo spinato. Tendenzialmente i soldati avevano fino a 7 metri di filo spinato da dover passare, quindi c'erano ingegneri che dovevano andare avanti e, e tagliare i reticolati, però nel mentre o lanciavano contro il gas oppure c'erano le tagliole addirittura all'interno del filo spinato, quindi è, è stata proprio una guerra di carattere disumano. Adesso veniamo a eh, due scatti particolari, intanto la zona, siamo dalle tre cime di Lavaredo, qua però è stato ripreso in due eh, momenti, anche in due posizioni diciamo, diverse, ma che fanno ben capire anche la posizione geografica dei combattenti. Abbiamo da un lato una fotografia diurna che è la prospettiva austriaca sulle tre cime di Lavaredo e dall'altro lato invece abbiamo una fotografia notturna che è la prospettiva italiana sulle tre cime. Come si può vedere dalle due fotografie la prospettiva è, la, è quasi la medesima perché in realtà correvano soltanto pochi metri tra la linea italiana e quella, e quella austriaca. E qui con Crista vediamo appunto la seconda immagine. quindi... La notte sulle tre cime, questo è il titolo, ma vediamo anche appunto la differente visuale. Eh, con gli ultimi diciamo pannelli di questa, di questa parte eh, possiamo dire possiamo parlare anche del rispetto della dignità dell'uomo tra i combattenti, anche di fazioni diverse. Sì, esattamente. In alcuni casi i soldati addirittura si, si potevano conoscere perché comunque erano di valli vicine. Questo qui è Monte Paterno, sul Monte Paterno si offrì volontario Seppiner Koffler, che era un alpinista austriaco che per primo aprì eh, una scalata prima del scoppio della guerra per cercare di conquistare quella vetta che in realtà era eh, controllata dagli italiani. Una volta rimasto ucciso durante il combattimento il suo corpo è rimasto appeso alla montagna e allora a questo punto gli italiani dopo uno o due giorni sono usciti fuori in corda per recuperare il corpo e eh, dargli degna, comunque degna sepoltura all'interno delle, eh, delle linee italiane. Proseguiamo con le ultime due immagini e concludiamo così questo lungo collegamento. Ecco, qui abbiamo una postazione su un sentiero decisamente orrifico che era un, un, un punto forzato per passare da dei bunker italiani a degli altri, a degli altri camminamenti eh, in galleria e eh, quello che mi ha colpito quando sono passato di lì al di là della, della sprezza del territorio è il fatto che comunque sulla roccia ci fossero delle, dei segni di proiettile, quindi voleva dire uscire di lì e trovarsi addosso. Eh, Comunque il fuoco nemico l'ultima immagine. Monte Civetta, però vuol dire anche qualche cosa. Sì, questo, questo scatto. Questa stella vuole essere un augurio affinché appunto, queste montagne non tornino mai più a vedere una guerra fratricida tra popoli europei. Bene, grazie. Allora ad Alessio Franconi. Ci ritroviamo per un saluto finale. Perché mancano ancora tre eh, o quattro pannelli, però anche questi significativi. Allora, restituiamo la linea allo studio. Cristina, ci ritroviamo tra pochissimo. Grazie, e ora rientriamo in studio. Parliamo di un tema di grande attualità e anche in forte crescita: quello delle intolleranze, in particolare l'intolleranza alle farine. Lo facciamo insieme alla nostra ospite Silvia Bonia che è biologa nutrizionista e che è stata recentemente a Rapallo in un incontro organizzato dall'Associazione Il Gambiano. Tanto benvenuta, buon pomeriggio. Grazie. Dicevamo, un fenomeno che è in aumento, sembrerebbe. Sembrerebbe di sì, un po' di eh, intolleranza, allora, prima si sentiva parlare di eh, conclamata proprio solo di celiachia, poi si sente parlare un po' di intolleranza al glutine, non è da tutti riconosciuta perché a livello medico, a livello ufficiale, le intolleranze sono ancora eh, viste non nella medicina proprio ufficiale. Certo. Adesso, secondo me, c'è da invece mh, guardare in modo un po' più approfondito perché si sta parlando di eh, gluten sensitivity, che è una sensibilizzazione al glutine diversa dalla celiachia perché non è autoimmune, non ha una diagnosi precisa: nel senso che ehm, gli esami della celiachia risultano negativi. La sintomatologia spesso è simile, nel senso che dà sintomi intestinali, ma dà anche spesso stanchezze, affaticamenti, ed è. Ehm, eh, si può vedere mh, Attraverso delle analisi genetiche. Ecco, che secondo quindi, me. Diciamo così: la celiachia è l'intolleranza al glutine sì, e questo eh, diciamo. Conclamata, è conclamata, certo, conclamata, ecco. Con esami del sangue che vengono fatti di solito eh, appunto vengono richiesti dal medico e con la biopsia intestinale, quindi quella è conclamata. È quello che dà proprio la certezza che, di questa eh, patologia, che eh, si eh, contrasta semplicemente non consumando più glutine Bravissima, bravissima. Il <ride> glutine la... che si trova però in tantissimi alimenti. Bravissima. Eh, Diciamo che eh, il glutine è una proteina contenuta nella eh, farina di frumento, nel, nel, nel farro, nell'orzo. Eh, bisogna appunto eh, cercare di, ormai vanno alla ribalta eh, perché vanno ormai abbastanza di moda, tutti i cereali senza glutine che sono eh, essenzialmente riso, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, che adesso eh, se ne sente un po' parlare. E, ehm, e appunto il mais, eh, quindi questi sono quelli i cereali ehm. senza glutine che, che il celiaco può, può assumere consumare. in modo tranquillo, ormai di norma anche nelle etichette. Cioè abbastanza indicato, eh beh, indicato. Eh, quindi siamo abbastanza tranquilli. Poi ci sono delle forme che assomigliano magari come sintomatologia alla celiachia, però che non sono... Bravissima, dal 2011 oh. se ne sente un po' parlare di più a livello ufficiale perché si parla di sensibilizzazione al glutine e gli esami della celiachia di solito risultano negativi. Se vai a fare un'analisi genetica, quindi con un test genetico, di norma si vede già una predisposizione genetica e lo vedi perché è il paziente che di norma... È un celiaco negativo, ma se fai assumere cibi col glutine eh, ha una sintomatologia molto simile. Molto simile quindi celiaco. a livello intestinale ha fastidi, a gonfiori, a stanchezze. E di norma la differenza è che comunque una dieta senza glutine eh, risolve eh, il, la sintomatologia, ma Comunque, in un futuro, se eh, si va a riequilibrare bene la barriera intestinale, uno che è sensibilizzato al glutine può comunque recuperare. arrivare certo, a e recuperare la tolleranza. E consumare, diciamo, anche prodotti contenenti glutine. Assolutamente, assolutamente. E viene studiata tantissimo. Adesso ehm, si sta studiando a livello eh, ancora di ricerca comunque anche la possibilità di. Fare gredire delle celiachie, eh? anche semplicemente sì, andando sì. a riequilibrare la barriera intestinale. Si tratta quindi Sostanzialmente di riequilibrare l'intestino. L'intestino, è eh? che siamo ancora a livello di ricerca. Mm. La, la, la più grande ricerca finora fatta è appunto a Baltimora, ehm, appunto negli Stati Uniti c'è eh, Fasano che sta studiando, però secondo me a Latere ci sono delle, dei gruppi di ricerca che. Da cosa dipendono queste patologie? Allora, sembrerebbe in aumento. Eh, o forse no, prima non se ne parlava. Ecco, bravissima. <ride> eh, diciamo che le percentuali sono 1% in Italia della popolazione celiaca e 8% di sensibilizzazione al glutine. E sono ancora delle percentuali che secondo me sono in aumento e sono ancora dati vecchi. Eh, probabilmente prima sicuramente se ne sentiva parlare meno o magari non si andavano a diagnosticare in modo corretto e sicuramente la raffinazione delle farine e la, la, diciamo, la massificazione di, eh, di glutine che spesso è eh, appunto farine raffinate, eh, manipolazioni genetiche dalla farina, manipolazioni ibridazioni del grano ha portato sicuramente il nostro sistema immunitario a riconoscere eh, poco una molecola come certo. il glutine che eh, era sempre stata riconosciuta nell'arco del, del, della storia dell'uomo. Dell sì. Infatti adesso la ribalta dei grani antichi, ora si sente parlare tanto di Kamut che semplicemente ha un marchio, ma è un grano antico che è il grano Korazan, semplicemente spesso è meglio tollerato dall'intestino per questo motivo, perché eh, non ha subito troppe manipolazioni genetiche, quindi il sistema immunitario lo riconosce certo. lo riconosce meglio. In genere certo. i prodotti raffinati sono più dannosi per il, per il fisico? Allora, si parla eh, adesso più che mai di infiammazione, quindi il danno è un danno di infiammazione, eh, nel senso che i prodotti più raffinati rispetto a quelli più, più grezzi, quindi al cereale... In bravissimo, l'integrale eh, in generale provoca meno infiammazione eh, nell'intestino. E quindi spesso viene consigliato perché ha un indice glicemico anche minore, perché spesso la causa di tante malattie, dalla malattia autoimmune alle malattie oncologiche al giorno d'oggi, sicuramente sta anche nell'indice glicemico degli alimenti, sembrerebbe. Quindi il cereale più integrale dando meno infiammazione e meno indice zuccherino sicuramente è meglio, meglio tollerato. Bisogna stare attenti perché in persone colitiche o con diverticoli devi, devi capire il paziente che hai di fronte certo. perché in un intestino troppo debole iniziare subito con un integrale potrebbe creare difficoltà. Voi state studiando, lei parlava prima addirittura diciamo così, di uno studio anche per vedere se anche il celiaco, poi progressivamente con una dieta adeguata, possa rientrare in una, normalità, in una normale alimentazione. Sì, io non mi spingo a tanto perché essendo biologa, eh, diciamo che poi è una parte medica e viene seguito dal medico. C'è uno studio a Genova di un mio collega neurochimico. Che eh, appunto sta studiando, eh, diciamo questo, è ancora abbastanza penso all'inizio questa ah, cosa, eh? sì, però è che come per altri tipi di infiammazione nel momento in cui poi si ristabilizza eh, diciamo, l'organismo certo. si può riprendere, pensiamo all'infiammazione muscolare ad esempio, anche l'intestino probabilmente ha queste Assolutamente. dinamiche. Assolutamente, l'intestino è un muscolo, giustamente va tenuto allenato, allora, appunto, diciamo che eh, la celiachia eh, infatti spesso viene proprio detto così la celiachia non è una malattia, nel senso che il celiaco che poi assume gli alimenti senza glutine ha un intestino identico a una persona che non è celiaca. Eh, sicuramente a parte la celiachia che è un po' eh, il caso estremo, in intolleranze alimentari più blande se tu riporti l'intestino a una disinfiammazione e lo fai riabituare no? come un muscolo, devi farlo abituare con alimenti ehm, anche complessi anche in un certo modo più infiammanti deve comunque recuperare la tollerabilità perché eh, l'obiettivo finale è quello di far recuperare proprio la tollerabilità agli alimenti. Mm. A Io volte però la difficoltà è proprio ad individuare il tipo di, di cibi eh, erronei <ride> che, che danno fastidio. Noi anche lì è una parte abbastanza eh, dibattuta, i test delle intolleranze Ce ne sono tanti. Eh, noi ci occupiamo di test su sangue e test ehm, sui globuli bianchi, quindi sono i cosiddetti citotest. Anche questo non è riconosciuto appieno dalla medicina ufficiale, quindi, molti medici eh, sono a favore, altri un po' meno. Comunque, sicuramente questi già individuano gli alimenti a cui uno in quel momento eh, ha fastidio. Sicuramente il futuro, secondo me, è nel DNA perché il DNA riesce già a vedere intolleranza al lattosio, al glutine, certo. predisposizioni sono già scritte lì. E ora anche tante ditte stanno iniziando a proporre test genetici anche a un costo un pochino più abbordabile rispetto a quello prima. precedente, anche, anche perché si sono moltiplicati i casi assolutamente. assolutamente. Quindi l'insieme di test genetici e test su sangue dell'intolleranza, secondo me, si può lavorare bene. bene, molto. Allora, grazie, grazie a Silvia Borges per voi. averci così. Grazie illustrato questa, questa forma di infiammazione che comunque è molto, diciamo così, eh, si è molto allargato il raggio anche sì, di persone benissimo. celiache, ma soprattutto di intolleranza alimentare a più sì, ampio benissimo. raggio. Grazie. Grazie a voi. E noi adesso ritorniamo a Camogne per un ultimo eh, collegamento conclusivo, la linea Maurizio Gareffa. Bene, grazie Cristina. Concludiamo qui dal Municipio di Camogli con tre pannelli finali, eh, due dei quali molto importanti. Il primo in particolar modo perché è il più grande sacrario militare italiano, il Re di Puglia. Sì, Re di Puglia, Re di Puglia in sloveno, che significa terra di mezzo. Qui riposano 100.000 soldati italiani, di cui sono 60.000 ignoti e 40.000 invece noti, i cui nomi possono essere visti sui vari gradoni. E questa è la, è la zona dove in realtà c'è stato il vero mattatoio d'Italia, cioè la zona, la zona carsica e la zona del, di Gorizia. Mentre invece nell'altro nell pannello abbiamo Caporetto. È una fotografia molto significativa perché l'ingresso di, que di questo museo permette di vedere da un lato un pannello che rappresenta i vivi, dall'altro sotto ci sono gli strumenti del combattimento, la battaglia nel centro e dall'altro lato l'unico risultato possibile del combattimento, cioè le tombe italiane e austro-ungariche. Concludiamo con l'ultimo pannello, una bella immagine su queste vette, e un cielo stellato. C'è un cielo stellato eh, a ricordo di una delle più ardite imprese degli Alpini che è stata la conquista del, di Montenero, Monte, Nero, Monte in sloveno, del 15-16 giugno del 1915. Bene, allora si combatteva qui il titolo della mostra, ricordiamo eh, fino a quando rimarrà il aperto. In che orario, orario del comune? Normalmente è aperto la mattina dalle 9.30 fino alle 12.30 e poi bisogna verificare perché stanno studiando eventualmente di aprire anche qualche pomeriggio. Come sta andando sin ad ora? Sta andando molto bene, c'è molto interesse soprattutto anche da parte dei giovani e delle scuole. Adesso dove si va con la mostra quando con sarà finita questa? Successivamente si va ad Aquiterme, poi si ha le trattative sono in corso per Genova e poi dopodiché a Caporetto. Bene, grazie allora ad Alessio Franconi, il curatore della mostra, anche per averci guidato con la sua spiegazione attraverso i pannelli dell'esposizione. Ringraziamo anche il Comune di Camogli e gli uffici che eh, ci hanno aiutato e insomma hanno collaborato per poter realizzare questo collegamento. Allora a te Cristina. Grazie, grazie a Maurizio e a Cristian Vogni per questo collegamento da Camogli e anche per averci fatto visitare questa mostra, mostra che rimarrà allestita ancora alcuni giorni, per cui chi non l'avesse ancora fatto può andare a visitarla nel municipio di Camogli. Noi rientriamo in studio, siamo in chiusura, giusto il tempo per dare uno sguardo al nostro sito internet, nella veste grafica rinnovata. Ormai la novità di questa settimana che abbiamo avuto modo di illustrare anche nel corso dei nostri telegiornali. E vediamo appunto le notizie che avete eh, visto anche attraverso i nostri telegiornali nella giornata di quest'oggi, la presentazione del progetto conservativo di Villa Durazzo di cui abbiamo parlato anche nel nostro buon pomeriggio, eh, la rinaugurazione del guardaroba cittadino di Chiavari e poi segnaliamo anche due eh, notizie, una che riguarda la distribuzione delle palme, un'iniziativa eh, dei volontari della parrocchia di San Giovanni Battista che saranno presenti davanti al piazzale della Chiesa, venerdì sabato e domenica, proprio per raccogliere offerte a favore della Caritas. E poi vogliamo anche ricordare Maria Teresa Solari, una sostenitrice di Telepace che ci ha lasciato proprio questa notte. Maria Teresa eh, abitava a lei insieme alla sua famiglia, da sempre vicina alla nostra emittente. La ricordiamo nella preghiera e siamo vicini naturalmente a tutti i familiari. Il nostro buon pomeriggio termina qui, noi ci rivediamo domani per concludere insieme la settimana. Grazie a tutti dell'ascolto e buon proseguimento di giornata.